Ma vedo Rapone, la gola profonda di battute. Buonasera. Sono io, in maniera totalmente eterosessuale, però questo lo specifico, certo. Poi a casa. No, volevo dire, io non sono sposato e stavo quasi pensando di prendere un gatto, però mi è venuto in mente comunque già il mio autore, che più o meno... Stavo là. È la stessa cosa, perché comunque entrambi fanno i bisogni nella lettiera e anche lui ogni tanto vomita delle palle di pelo, quindi più o meno la situazione è quella lì. Però devo dire che io di donne ne ho avute diverse, diciamo. Beh, così, alcune le ho anche calzate, se possiamo dire questa cosa, e posso dire che le conosco e so che spesso si arrabbiano per un non nulla. Per esempio la mia ex, mi ricordo, mi ha lasciato sull'altare, ma solamente perché ero vestito come lei, quindi insomma c'è stata questa cosa. E c'erano anche problemi di altro tipo, diciamo, perché lei mi diceva spesso, insomma, che le dimensioni non contano e conta come lo si usa, e il fatto è che io ho un pene enorme, o almeno è quello che dice mia madre, ecco, questo, anche se ormai lo dice a tutti, vabbè. No, però volevo dire, non è enorme, è normale, diciamo, ecco, sta in una coppa di champagne, ecco, questo era quello che volevo comunicare al popolo.